Ben ritrovati in particolar modo dagli appassionati di certificati di investimento. Accanto a me c'è Christophe Grosset che ci ha raggiunto in studio. Buongiorno Christophe. Buongiorno. E collegato con noi a breve dovrebbe esserci Giovanni Zibordi. Partiamo da Christophe. Intanto il rapporto, non so se avete studiato come desk dei certificati, il rapporto tra put e call, i rapporti tra posizioni long e posizioni short. E se questo ci dà un indicatore, anche perché molti pensano che ci possa essere un rimbalzo, e solitamente questi indicatori anticipano i movimenti eccessivi del mercato. Cosa ci stanno dicendo e se avete analizzato questo aspetto? Sì, beh, tendenzialmente cosa si è osservato nelle ultime settimane? Dunque bisogna differenziare anche, innanzitutto per tipologia di prodotto. È importante vedere come questi indicatori vanno a muoversi nel tempo. Tradizionalmente su la leva fissa ci troviamo fondamentalmente in una posizione di equilibrio, dunque il 50-50, che sarebbe... E che vuol dire questo, secondo te? Il mercato. In questa fase di mercato abbiamo avuto qualche giornate in cui, e questo è abbastanza straordinario, c'è stato un superamento degli investitori bassisti rispetto... Le put sulle call. Sì, vabbè, quelli leva smart long rispetto ai short, dunque quelli che vanno a replicare con un effetto negativo, cioè al contrario l'andamento del fusibile, che dunque in questo periodo hanno avuto un certo, sì, una certa crescita. Anche da vedere che da considerare l'andamento dei prezzi, perché con movimenti importanti sul mercato il certificato a leva short si è apprezzato molto, dunque ha guadagnato effettivamente molto in valore, e questo va effettivamente in favore dei prodotti short. Nel caso dei covered ones e dunque dei strumenti a leva più generalmente, effettivamente c'è un abbassamento rispetto al 2/3 1/3, dunque 2/3 di investitori long, 1/3 di short. Interessante, e questi sono dati che seguiamo anche guardando le posizioni aperte su i mini futures, dunque mini futures che abbiamo lanciato sul mercato proprio settimana scorsa, dunque un momento di volatilità, è il momento in cui fare trading. Abbiamo lanciato questi strumenti che vanno a completare in realtà la nostra gamma, offrendo la possibilità di investire sull'andamento di un'azione, di un indice rispetto a un livello predefinito. Dunque abbiamo i mini long che vanno a amplificare movimenti rialzisti, i mini short che vanno a replicare movimenti ribassisti. Lo strumento piace sicuramente, vediamo che nelle ultime sedute, da quanto le abbiamo lanciato, abbiamo avuto una quota di mercato che si è attestato tra il 33% e il 72%, dunque stiamo effettivamente conquistando, sì, diciamo, l'interesse degli investitori. Io credo che la scelta che è stata fatta è stata di prendere comunque strumenti con barriere relativamente lontane. Abbiamo per esempio sul FTSE MIB, per chi è rialzista, un 13.000, dunque è uno strumento che dà ancora una certa leva, e al contrario abbiamo il 18-19 sul ribassista. Giovanni Zibor, Giovanni, mi senti? Giovanni? Sì. Pronto? Giovanni? Sì, sono qua, ecco. Pronto? Allora, ieri l'audizione della Presidente della Federal Reserve, il testo ovviamente era identico a quella al testo precedente della seduta precedente, quindi questa volta parlava davanti al Senato, le risposte però sono cambiate. Giovanni? Ma io insisto che a questo punto la Federal Reserve ha un peso relativo. Io osservavo ieri il mercato quasi minuto per minuto e ho visto una correlazione del 90% col petrolio. Il petrolio ha perso quasi $2 secchi, e ogni volta che il petrolio cominciava a cedere, l'S&P e il Nasdaq e tutto il resto delle borse che erano aperte cedevano. Poi si è arrivati al punto che il petrolio ha sfiorato i $26, è arrivato a 26,20 se parli, sì, del NYMEX, e in quel momento è sembrato che l'S&P e il Nasdaq rompessero definitivamente. Dopodiché in quel momento esatto è arrivata, come al solito no, però insomma è già successo, un comunicato che di nuovo l'Arabia Saudita sta pensando assieme alle OPEC di tagliare la produzione, e l'S&P ha ripreso 30 punti nel giro di mezz'ora. Dopodiché durante la notte il petrolio ha continuato il rimbalzo, poi adesso un po' ritracciato, ma la mia sensazione, come penso che sia quella di quelli che
come me osservano da vicino il mercato, è che in questo momento il petrolio sia quello che detta la tendenza. Il 4 febbraio, quando le borse erano più su di un 4-5% rispetto ad adesso, il petrolio era 30, era 32, diciamo, ed è riuscito a perdere un 20%, e questo ha tagliato, ecco, le attenzione borse. Però, perché questo mi aiuta anche a agganciarmi a fatti e dati di carattere macroeconomico che sono usciti oggi. E cioè, il petrolio comunque non si è mai visto che c'è stata una recessione con un calo del prezzo del petrolio. Ci sono state recessioni determinate da rialzi del prezzo del petrolio. Sì, io infatti non sono più negativo sulle borse in questo momento per questo motivo. Il calo del petrolio è stato del 75% nell'ultimo anno e mezzo. Non c'è mai stato un calo del 70%, il maggiore è stato il 68% nel 2009. Allora, sono 800 miliardi in meno che i produttori di petrolio incassano e 800 miliardi in più che il resto del mondo industrializzato invece si ritrova in tasca in qualche modo. Anche se la pompa di benzina in Italia non lo noti, questi soldi ci sono in più. Quindi, la benzina era 1,90. Io ho guardato anche questi grafici, io ve li porterò nei prossimi giorni. La benzina nel 2013 era 1,90. Sì, sì. E ci si dimentica che quando è arrivata la crisi di Lehman non c'era solo Lehman, c'era anche il petrolio, le materie prime che erano più alte di 2 o anche 3 volte, sia tutti i minerali ferrosi e il rame che il petrolio erano a prezzi tripli rispetto ad adesso. Quindi l'altro fattore, diciamo, che ha spinto la recessione del 2009, oltre a Lehman e al crack bancario, è stato il costo delle materie prime. Il primo impatto del crollo del petrolio è stato negativo, perché ha distrutto un intero settore e tutti i loro bond e le banche poi che hanno prestato i soldi a questo settore, eccetera, eccetera. Ad esempio Deutsche Bank o Standard Chartered o HSBC, Barclays, eccetera, sono tutte banche impelagate con quelli che facevano la shale gas, i quali stanno andando in bancarotta. Quindi va bene, questo è negativo. Però piano piano l'effetto, diciamo, di simile a un taglio di tasse, lo senti. Quindi, l'altra cosa, però, prima volevo dire che De Marco ieri è venuto fuori con una chiamata sul petrolio dove sostiene che ci sarà un rimbalzo secco a partire da oggi. E se fosse, questo aiuta le borse. Grazie Giovanni, grazie per essere stato con noi. Christoph, c'è la pubblicità, poi ripartiamo con te. Un'idea sul petrolio, appunto. Mi sembra naturale. Rientriamo allora, Christoph, lo stocks, un prodotto sul petrolio. Voi credo che avete qualcosa anche che replica l'indice Goldman Sachs. Sì, però c'è l'approfitto del tema per ricordare che oggi portiamo in quotazione 20 bonus su indici. Sì. Che entrano in quotazione sul loro TLX con effettivamente alcune soluzioni sull'indice Goldman Sachs, ma anche lo Euro Stoxx All in Gas, che mi sono puntato praticamente un certificato che ha l'interesse di avere una barriera relativamente lontana, perché stiamo parlando di una barriera al 23-24%, dunque che lascia ancora un ragionevolmente cuscinetto. Il fatto di parlare comunque di questo indice Euro Stoxx ci consente di avere comunque un effetto di diversificazione, perché andiamo a prendere le principali azioni produttrici di petrolio o comunque legate al settore nella zona euro, dunque rispetto a un bonus su un singolo titolo è comunque più diciamo equilibrato. Dunque abbiamo una barriera lontana, 23, un rendimento che tutto sommato è interessante, perché stiamo parlando di un rendimento che, considerando i prezzi di questa mattina, ci sarebbe del 27, dunque il prodotto, il bonus effettivo è del 122,50, dunque per 100 euro leggermente di più che vale adesso sul mercato, al suo esordio, comunque recupero 122,50, dunque che mi porta comunque a, dato che sconta un po', questa mattina, dunque periodo di saldi rispetto alla volatilità, il mio rendimento sarà del 28%, cioè 28% che annualizzato ci porta al 15%, dunque ci troviamo una soluzione che ci consente di andare su questo settore che in questo momento è comunque volatile, dunque volatile vuol dire che possiamo avere una protezione che tende comunque a essere sufficiente con rendimenti che vanno a crescere, perché 15%, dunque la scadenza è del dicembre 2017, ci dà comunque una bella prospettiva.
positiva, combinando comunque una protezione ancora relativamente lontana. Bene. Intanto la volatilità nelle nuove emissioni si sente in termini di rendimenti oppure no? Siete stati un po' più generosi in termini di rendimenti? Diciamo generosi, cioè, è una parola grossa. Non è una decisione. Detto a un emittente di certificati, è una parola grossa. Non è una decisione che prendiamo noi. È il mercato. Parte da dati tecnici. Il nostro sapere è effettivamente molto importante nel timing di mercato. Sì. In queste fasi di mercato dove c'è volatilità, è da dire che il nostro scenario comunque come Unicredit, cioè uno dei nostri specialisti, è di vedere comunque una volatilità che nel 2016 si attesta su un 24-25%, misurandolo con il V-Stock, dunque l'indice di riferimento della zona euro. 24, che è più o meno il livello di fine anno scorso, che non impedisce dei momenti come quello che stiamo vivendo in questo momento, in cui la volatilità tende a crescere, a essere superiore a questi livelli, essendo un indicatore comunque tende a ritornare sulla sua media. Dunque questo è il nostro scenario, che vuol dire che comunque in questo contesto i prodotti che possiamo andare a proporre, fondamentalmente più volatilità c'è, più il mercato si muove, più c'è il rischio che il sottostante, l'azione di Cirefeno vada a toccare la barriera, aumenta. Dunque si concretizza in due cose: barriere che possono essere più lontane e rendimenti che possono essere più interessanti. Cosa succederà su questi prodotti? Lanciati oggi, lo stesso prodotto, stavo parlando di quello l'oil and gas, poi prendiamo anche un altro strumento sul settore bancario, che è quello che fa anche l'attualità, hanno in questo momento effettivamente dei prezzi che vanno effettivamente a scontare, perché c'è aumenta il rischio, c'è più volatilità, c'è più rischio che vada toccata da barriera. Quando si riduce la volatilità, immediatamente si riflette nel prezzo del prodotto con un rialzo, perché diminuisce il rischio, dunque c'è maggiore possibilità di andare a incassare il bonus. Dunque è importante cogliere questi momenti, permettere queste emissioni e in realtà prendere questi strumenti nel loro periodo ottimale, nel senso che anche fra qualche settimana e con il ribasso della volatilità avremo questi strumenti che già andranno a valere di più. E dunque in realtà questi momenti, ahimè, non sono sicuramente facili per chi è in borsa, dunque sicuramente conviene andare su strumenti che hanno effettivamente una quota di partecipazione come i bonus, top bonus, bonus cap. Però non sconsidera il fatto che siamo in una fase particolare in cui un indicatore è particolarmente salito e dunque può essere il momento di comunque coglierlo. Mini future, l'altra novità. L'altra novità che però che... con la volatilità c'è il rischio di prendere lo stop loss, no? Beh, lì siamo nell'altra strategia, cioè nel senso che quando il mercato si muove un operatore comunque si prende queste soluzioni che considerano della protezione, o cioè comunque quando il mercato si muove è il momento di cogliere questi movimenti. Lì l'approccio è sempre con una parte controllata del rischio, nel senso che non vado a mettere sul mini future quanto andrò a mettere sul mio fondo pensione, cioè per fare le estreme, ma vado a mobilizzare una quota solo inferiore del mio capitale. Abbiamo visto settimana scorsa tre strategie che hanno effettivamente l'utilizzazione del capitale, il trading, e questa settimana vorrei presentarne un'altra, che è quello effettivamente di non essere più in un approccio strettamente direzionale, ma di andare a fare il suo proprio approccio di gestore, nel senso andare a combinare fare la sua strategia in termini tecnici long short, dunque combinare un strumento rialzisto e un strumento ribassisto, però andando in realtà a cogliere il valore aggiunto che un'azione può avere rispetto al suo indice. La strategia sarà dunque di prendere, di posizionarsi per esempio con un strumento long sull'indice e short sull'azione, o reciprocamente, per vedere se si stima che un'azione può essere più o meno reattiva al mercato del ci ricordi i sottostanti? Beh, i sottostanti abbiamo in realtà coperti, oltre al nostro FTSE MIB, tutta la le principali azioni che fanno un po' l'interesse, che raccogliono un po' l'interesse. È da dire che questo mercato tende a essere questo strumento tende a essere utilizzato su azioni che conosciamo bene. Dunque ci sono naturalmente Fiat, Finmeccanica, Generali, Intesa, dunque tutti questi titoli che fanno la nostra attualità, Ferrari, cioè
comunque, dunque settore automobilistico, settore bancario, e andiamo a coprire effettivamente anche Eni, Enel e così via. Dunque, strumenti che abbiamo fatto all'emissione con due mini long, due mini short, dunque variando la leva, più vicino la barriera al livello del sottostante più è importante la leva, più lontana più sono un approccio protettivo. Quando viene l'interesse di questa strategia, lo dicevo, è quello di avere in realtà la protezione implicita, perché quando si viene a raggiungere questo livello di stop loss, lo strumento si ferma. Dunque è come se entro con un capitale limitato sul mercato e comunque se sono vincente guadagno quanto avrei guadagnato se fossi entrato, si va al ribasso, comunque c'è il stop loss che diciamo smette di... Christoph, come desk non è il caso di emettere qualcosa anche come reverse, perché... I mercati, molti dei mercati internazionali sono entrati in bear market considerando questo, cioè il mercato orso, quando c'è una discesa superiore al 20%, ieri c'è entrato il Morgan Stanley Capital Index, anche l'indice a livello mondiale delle borse, molti mercati c'erano entrati già prima, noi abbiamo perso dai massimi credo il 25% grosso modo, l'America un po' meno, intorno all'11%. Non è il caso di pensare di emettere anche un po' di reverse bonus su indici? Beh, cioè, diciamo lì stiamo procedendo progressivamente, abbiamo portato il minifido che è un momento effettivamente di volatilità, sono strumenti che sono utili al trader, e soprattutto io insisterei su questa strategia long short che forse andremo a dettagliare nelle prossime settimane, che può essere interessante perché non è più solo direzionale, dunque non ci componiamo più il fatto che il mercato scende e sale, ma che un'azione fa meglio o meno del suo benchmark, del suo indice. Bonus, ne abbiamo approfittato, l'abbiamo detto, per rendimenti interessanti. Prendo un esempio di strumenti, sì, che vanno in quotazione lunedì, dunque una piccola esclusiva. Siamo in chiusura, vai. 70 bonus che entrano in quotazione lunedì, mi sono puntato uno su Intesa, dunque l'altro settore che fa parlare di sé. Dici la barriera subito, dai. Beh, siamo al 75% dunque dei valori attuali. Dei valori attuali, con un bonus del 155%. Dunque stiamo parlando, cioè rimborso a dicembre 2017, 155. Molto spesso quando citavi i bonus io tempo fa dicevo, certo è possibile, è probabile, ma è scarsamente probabile. Oggi però non lo dico più. Dunque il codice di questo prodotto è DE000HV4BBF2. Va bene, che ho un modo per posizionarsi su Intesa? Beh, cioè questo è in esclusiva per i nostri 155 il bonus, a due anni? Un anno e mezzo. Un anno e mezzo. Se tocca, scatta la barriera? Se tocca, viene a replicare l'andamento dell'azione. Dunque subito. Non siamo su un Quindi anche se maggiore. Torna sopra non si vede a scadenza. No, nel caso del bonus cap è quello che diciamo, sì, conta, è l'impostazione di vendita. Grazie Christoph, grazie per essere stati con noi. Grazie a tutti voi, io mi fermo, c'è la pubblicità, dovrà venire a rete e poi ci rivediamo per il resto dei programmi dedicati alla finanza operativa.